Thank you.
sia con tutti voi. Sant'Eufemia ha preferito versare il suo sangue e donare la sua vita pur di non rinnegare la sua fede e il suo amore verso il Signore Gesù, che considerava il suo sposo divino. Imitiamo Sant'Eufemia, uniamoci al nostro sposo che è Cristo in questa celebrazione dell'Eucaristia e chiediamo perdono per tutte quelle volte in cui siamo stati infedeli a questo amore. Thank you.
deve stare avanti, tutti dietro. Solo chi è rappresentante degli stendardi, per favore. Thank you.
fare, si fece dormire. Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Dal Vangelo secondo Matteo. Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco, vi fu un grande terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò e rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie caddero tramortite. Ma l'angelo disse alle donne: non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea, là dove da essere. Ecco, io ve l'ho detto. Abbandonate pure il secondo, con timore e gioia grande, le donne possono dare la luce ai suoi discepoli. E ecco, il suo figlio Thank you.
passato, possiamo tutti partecipare. Viva! Thank you.
Grazie veramente di cuore.